Stiamo ultimando i dettagli prima della partenza. Il grande passo di vendere Mannu e acquistare un camion 4x4 per trasformarlo in un camper è stato compiuto. Ci manca solo un'immatricolazione e la realizzazione del passaggio tra motrice e cellula. E poi saremo pronti per lanciarci in nuove avventure. Inoltre, contiamo di fare tutto ciò nel giro di poche settimane. Per chi non ci conosce, siamo Elisabetta, Sebastiano e Ondina e da quasi 7 anni abbiamo intrapreso un viaggio a tempo indeterminato. Se non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale per supportarci nelle nostre avventure. È semplice ed è gratuito. Sto cercando di prendere l'alimentazione da qualche parte qui per installare la presina USB qui, perché abbiamo l'accendisiga di là che utilizzo io, però qui non abbiamo nessuna presa USB, quindi quando si viaggia per ricaricare il telefono è comodo. Quindi sto cercando di prendere l'alimentazione, cercare di capire da dove prenderla per poterla alimentare. Se facciamo una traduzione dei fusibili, perché è scritto in tedesco? Sì. Comunque mi ci potrei abituare a stare dal lato guida. Mi ci vedresti? Piccolina, non arrivi neanche alla testa del volante. Alla fine andrò a prendere l'alimentazione da qui. Appunto c'è il relè dei faretti di su, ma il relè è alimentato da questo cavetto, quindi vado a prendere l'alimentazione da qui, vado a alimentare l'interruttore. Alla fine andrò a sfruttare gli interruttori che erano posizionati sul cruscotto, questi qui, per alimentare la presina 2 volt. Erano tutti scollegati, io andrò a dargli l'alimentazione dal relè dei faretti. Prendo l'alimentazione dal cavetto di alimentazione del relè e poi vado ad installare appunto con l'interruttore la presina a USB. Ora andrò a fare un buco qui per far passare i cavetti dietro e mettere la presina in questo modo qua. Appena finito di installare la presina 12 volt USB per Eli, eccola qui, si apre, già 2 connessioni a USB e poi azionando il pulsante interruttore si accende. Ecco qua, ho fatto la massa qui, l'alimentazione l'ho presa dal relè, dall'alimentazione del relè, questa qui. E quindi anche il fusibile, perché quel relè lì arriva da qua con questo fusibile qui da 16 A, e ci siamo, abbiamo anche la presina. Altro giorno, altri lavori. Oggi mi sono tagliato 2 pezzi di legno, uno di sopra e l'altro di sotto, per andare a fare il mobiletto del bagno. Mi sono appena fatto fare le corsie dal falegname, dove all'interno andrò a inserire dei pannelli di pioppo da 4 mm per poter avere le antine scorrevoli. Questo mobiletto che sto facendo andrà ad essere inserito qui in questo spazio tra il quadro e la parete posteriore, appunto un pezzo di sotto, un pezzo sopra, con le corsie e le antine che uno andrà da un lato e l'altro dall'altro, scorrevoli, così da riempire lo spazio sopra il WC. Quindi lo sto facendo nel modo più semplice possibile, nel senso che ho fatto il piano di sotto, il piano di sopra con scavate le corsie, e all'interno andrò ad inserire 2 pezzi di pioppo da 4 mm che adesso andrò a tagliare, e saranno 2 antine scorrevoli, così da poter sfruttare al massimo tutta la parte in alto sopra il WC.
Tagliate le antine su misura. Adesso sto andando a fare i fori per l'apertura. Quindi faccio due occhi, due buchi per poter aprire col dito senza dover inserire altre manigliette. Ed ecco il mobiletto finito, molto semplice, però ci permette di sfruttare veramente tutto questo spazio qua che ci serviva per poter ritirare le cose del bagno. Quindi qua c'è un'antina che si apre da questo lato e ci si può accedere con una mensolina, quindi due ripiani, e poi ce n'è un'altra dall'altro lato, ovviamente si apre da una parte e dall'altra. Semplice ma funzionale. Perché se qua vai più dritto con la velocità. E comunque anche andare con la panda è un'esperienza, eh? O no? Quindi stiamo facendo 4x4 con la pandina. Adesso stiamo andando da Zizi. Praticamente la prossima ce l'ho già fatta. Giornata di grandi pulizie perché domani ci rimetteremo in strada, perché l'idea è quella di andare a Roma. Ci siamo affidati, come vi abbiamo già detto, a un'agenzia. Una volta che viene fatto il collaudo, poi l'unico step mancante è appunto quello di ricevere le targhe italiane. Quindi adesso ci mettiamo all'opera, la stiamo pulendo da cima a fondo, perché comunque è stata ferma e in campagna per un po' di tempo, le porte aperte, quindi è entrato un sacco di polvere. E poi niente, prepariamo tutto e domani si parte. E siamo in partenza e ci stiamo portando le tavole perché non si sa mai che c'è onda, e se ci fosse onda me ne sarei pentito troppo di non averle portate. Quindi fino a quando non avremo il portapacchi. Portapacchi è un'altra soluzione, adesso stiamo pensando. Questa è la soluzione, sì. Oggi abbiamo visto un video su YouTube di due australiani surfisti e hanno fatto un camper tour, anche loro hanno un 4x4, un Unimog però, e hanno fatto praticamente una specie di struttura portante per metterle all'interno, le tavole. L'unico problema, il nostro problema, è il fatto che ci siano i faretti a LED proprio dove vorremmo metterle, quindi dobbiamo capire se è fattibile il tutto, anche per una questione di altezza, cioè per me non ci sarebbe nessun problema. Che voglio dire, io mi posso mettere così, però Sebi è un po' sacrificato, quindi si vedrà. Ci stiamo facendo fare anche il cuscino della stessa altezza dei due materassi qui,
e stiamo ancora aspettando che arrivi, quindi per il momento lo utilizziamo come angolino dello stivaggio dei piumini. Abbiamo dormito a Platamona, molto silenzioso tra l'altro. E lì era scettica ieri. E perché essendo Pasquetta c'era molto traffico, però alla fine dai. C'è nessuno. Sì, non... poi è una strada a senso unico, quindi da quel lato ne sono passate davvero poche di macchine. Stiamo andando al porto. Adesso andiamo a fare colazione e poi andiamo a imbarcarci. Svolta a sinistra per rimanere sul grado per te. Inside us fit in your swirls and thunderbolt. Set old dreams, new mediocre. Find new ways to overdrive. Appena fatto i controlli, cioè i controlli hanno controllato che avevamo il biglietto, adesso stiamo imbarcando. Oggi è una bellissima giornata. Non l'avevamo mai, l'avevamo preso forse una volta, sì, quando siamo andati in Sri Lanka, siamo andati a Civitavecchia, ma da Cagliari, con le tavole, ti ricordi? Sì. Perché per prendere l'aereo dovevamo andare a Roma via nave. Perché portarsi le tavole da surf in aereo davvero a prezzi proibitivi, quindi per risparmiare abbiamo deciso di prendere la nave ed eravamo a piedi Cagliari-Roma e ci siamo portati le tavole. È stato abbastanza due long, così eravamo a piedi, no? È stato il viaggio della speranza. Sì. Una bella esperienza. Peccato che non facevamo video quel periodo, se no sarebbe uscito un bel reportage. Siamo in attesa. Salire. Speriamo salire all'ultimo, come al solito. La nave parte a mezzogiorno, sono le 11:10 e stanno ancora scendendo quelli che stanno arrivando. Quelli che stanno arrivando, sì. Aspetteremo. Soprattutto come fanno a avere il tempo di pulirla? Non la puliscono? No. Si vede che siamo nella stagione ideale per i camper, perché c'è una quantità di camper che sta scendendo dalla nave. Cioè praticamente è solo camper. Sì, ce ne sono davvero tanti. E poi questi ultimi giorni in giro ce ne erano davvero tanti. Sì. Anche un paio di camper abbiamo visto. Siamo stati gli ultimi ad entrare, però sono stati i primi a sfida. Civil rights, you demand that I eternize your name.